La notizia del nuovo arresto di Fabrizio Corona è stata un vero fulmine a ciel sereno. L'ex re dei paparazzi sembrava destinato a scontare il resto della pena in affidamento ai servizi sociali, secondo la decisione del tribunale. Poi, la clamorosa scoperta di 1,7 milioni di euro nel controsoffitto dell'abitazione di una collaboratrice, ritenuti soldi in nero guadagnati da Corona in questi mesi di semilibertà, gli è costata molto cara. Puntualissimo, è arrivato il commento della ex moglie Nina Morik. Come sempre senza peli sulla lingua, la modella ha regalato una perla cattivissima sulla sua pagina Facebook. Ciao Fabri, adesso insegna agli angeli e versare l'IVA quando cau c'hai voglia. Nonostante i recenti segnali di riavvicinamento tra la Morik e Corona, durante il compleanno del figlio Carlos, il rancore di Nina nei confronti dell'ex sembra ancora forte. Già in passato, la 40enne croata sposata a Corona dal 2001 al 2007 non ha perso occasione per accusarlo di mancati alimenti, anche su Facebook, dove è ormai icona popolarissima. Tempo fa, Nina aveva inoltre segnalato come, a suo parere, Corona raggirasse le regole del suo stato di semilibertà. Oggi, per Fabrizio si apre una nuova fase tutt'altro che facile. Il nuovo arresto con l'accusa di intestazione fittizia dei beni renderà il suo percorso verso la libertà un viaggio in salita. Intanto, Nina sembra tutt'altro che dispiaciuta. Chi se ne frega?